sono deluso dallo Stato che non ci sta aiutando a noi piccole, noi partite IVA, non siamo tutelati e non sappiamo più cosa fare. Infatti sono stato costretto a chiudere perché non arrivo più a fine mese, non conviene neanche rimanere aperti. Il bancone e gli scaffali vuoti di pane, pizza, dolci e focacce, solo il ricordo, come quello di speranze, sogni e aspettative andate in fumo. È quello che resta di questo panificio in via Plebiscito a Catania. Giuseppe ci apre le porte della sua bottega, quella per la quale paga ancora il mutuo, quella nella quale ha investito i risparmi di una vita. Chiusa dopo una bolletta da 10.000 euro, più che triplicata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ho fatto delle spese, ristrutturazione, sto pagando anche il mutuo, giustamente ora mi ritrovo senza lavoro e devo pagare anche il mutuo, le bollette e tutte cose. E non so cosa fare. Ho fatto questa scelta parlandone anche con mia moglie, che è meglio chiudere per non accumulare altri debiti per pagare le bollette. Inutile aumentare il prezzo del pane a 4 euro al chilo, dice. Servirebbe solo a tamponare l'aumento delle materie prime. Con bollette così alte, nemmeno vendendolo a 10 euro al chilo si potrebbe sopravvivere. Già ci sono anche le materie prime che sono aumentate, quindi possiamo tamponare per le materie prime, però tipo aumentare anche la tavola calda, però con la luce no, neanche se lo vendiamo tipo a 10 euro al chilo non si esce. E la rabbia si mescola all'impotenza per poi diventare rassegnazione, quella di chi per provare a mantenere la famiglia è costretto a cercare un altro lavoro. Ho fatto tipo un progetto di vita, avere l'attività da piccolo, che però a questo punto forse conviene. Se esisteranno altre attività, meglio essere dipendente, non conviene più neanche aprire più la partita IVA.